Ragazzi, ragazze, buonasera a tutti. Ci sono volte che non mi vedete mai, altre volte mi faccio vedere spesso e volentieri. Stamattina abbiamo fatto i biscotti, ora siamo a casa, sto preparando la cena. Ho pensato di preparare per i miei bambini un secondo molto gustoso. Loro vanno davvero matti per questa bontà. Sono degli involtini di carne o semplicemente dei saltimbocca. Passiamo subito agli ingredienti. Ciao! Per prima cosa ci occorreranno delle fettine sottilissime di carne. Dopodiché prepariamo del pan grattato. Andiamo a mettere nel pan grattato del grana padano. Io preferisco il grana padano perché i miei bambini il parmigiano reggiano lo sentono troppo forte. Ecco qua. Ora vado a mescolare i nostri ingredienti. Ok, guardate qua. Dopodiché prendo dell'olio extravergine di oliva e vado a bagnare la nostra carne. Un altro ingrediente molto importante che ci servirà dopo aver impanato la nostra carne sono delle fettine di provola che andrò a mettere all'interno dei nostri involtini. Aggiungo un po' di sale nella nostra carne. Ok. Ora passiamo all'impanatura delle nostre fettine di carne. Come potete vedere, sono delle fettine davvero molto, molto, molto sottili. Devono essere così sottili come un carpaccio perché poi vanno a volte, vanno arrotolate. Ecco qui la mia fettina di carne, la bagno prima da una parte e poi dall'altra. Ora prendo una fetta di provola, la avvolgo, la ripiego e la vado a inserire sulla nostra fettina. Come potete vedere, ora arrotolo, metto su ancora un po' di pan grattato, la presso un pochino con l'aiuto delle mie mani e la vado a riporre nella nostra teglia. Continuiamo il nostro lavoro fino a quando le nostre fettine di carne saranno terminate. Ecco qui la nostra carne sottilissima. Abbiamo quasi finito di arrotolare tutta la nostra carne. Naturalmente io metto solo ed esclusivamente un po' di pasta filata perché ai miei bambini non piace nient'altro, ma voi se volete potete mettere all'interno del prosciutto cotto, del prosciutto crudo, della pancetta, del salame, qualsiasi tipo di salume. E se non vi piace nemmeno la pasta filata, li potete fare semplici così, solo della carne inumidita nell'olio, passata nel pan grattato e nel parmigiano o nel grana padana, arrotolato e disposto in teglia. Ora abbiamo finito, non ci rimane che fare l'ultima cosa, mettere dei fiocchi di burro sui nostri involtini.
Come vedete, i nostri involtini sono tutti qua. Ed ora, con l'aiuto del coltello, mi ricavo delle piccole fettine di burro che andrò a riporre sui miei involtini. Spero che questa ricetta vi piaccia. È una ricetta molto semplice, ma davvero molto gustosa. Ecco qua. La nostra cena è pronta. Un piatto davvero buono, è davvero semplice, ma la cosa più importante, davvero, davvero veloce. Ora non ci rimane che mettere la nostra teglia in forno, 15-20 minuti e i nostri involtini saranno pronti. A dopo! Un bacio, un abbraccio e grazie a voi che passate un po' del vostro tempo guardando i miei video, che vi dico la verità, so che non sono il massimo, però ce la metterò tutta. Un abbraccio e a presto. Amiche care, ho pensato una cosa. Io infornerò i miei involtini tra un po'. Se a voi non dispiace, ci vediamo più tardi. Ora porterò mio figlio Andrea a calcetto, quindi quando ritornerò vi mostrerò la fine di questa ricetta. Vi lascio un abbraccio e a presto. Ciao!